qualcosa di nuovo. Quanto si divertono questi animaletti? Che fai, eh? Che fai? Che fai? Ma dov'è adesso? Mezzogiorno. Ma ecco perché bu gli dava. Gli dà. Almeno a mezzogiorno. E che esci do, che esci do. Sta pensando Giorgio. Siamo al castello, un castello molto bello, di antichissime tradizioni medievali, se non romane, che ha dato anche caduti. Della guerra europea 1915-1918. Per essere un piccolissimo centro, ben 11 caduti nel primo conflitto mondiale. Retaggio dell'antichità romana, che non manca mai da queste parti, e veniamo a noi per documentare la denuncia che abbiamo fatto. Allora, non mi piace dire allora, perché è un'interlocuzione che non... E allora diremo noi! Io chi siamo noi? Io con un allora ci ho rimorchiato una che era bellissima. Ecco. Vabbè. Allora diremo tutti, allora, in coro, allora. La mattina dopo la aspettai su una panchina con un foglietto nel quale c'era scritto... Allora? C'era un appunto... sul significato, sui vari significati della locuzione dell'avverbio? È un avverbio, sì, allora? Avverbio. Allora, e le chiesi, ieri ci siamo visti e lei lasciandomi e saltando così mi salutò dicendomi allora buona giornata, e allora io sono andato sul vocabolario per capire che cosa potesse significare quell'allora. Ok, lasciamo stare gli allora e parliamo di adesso. E di adesso. Adesso, invece che allora, facciamo le denunce. Da molti anni ne facciamo, e ne abbiamo depositate, mi sembra, più di 1200, però siccome non l'ho più tenuto conto in maniera matematica, non mi pronuncio in merito. Allora, che cosa abbiamo fatto oggi? Praticamente c'è stata una trasmissione della rubrica delle Iene, un servizio andato in onda, mi sembra, giovedì scorso, se non ricordo male, il 2 aprile,
in cui si faceva, diciamo, l'apologia dell'attività della prostituzione maschile e attraverso, diciamo, l'intervista e anche poi il servizio video fatto ad un transessuale brasiliano, sedicente Fernanda, la quale del tutto impassibilmente e tranquillamente ha detto tutta una serie di cose che non sto qui a elencare, che sarebbe troppo lungo, ma che comunque in sostanziale, diciamo, assunto, praticamente diceva che lei, a prescindere da qualunque vincolo e obbligo di legge, guadagnava 20.000 euro al mese, esentasse. E questi 20.000 euro al mese, ovviamente, diceva, li portava quasi pari pari in Brasile. Allora mi sono veramente incazzato, perché mi sono, diciamo, come si dice? Immedesimato, bravo, mi ha tolto la parola di bocca, in tutte le fattispecie di scenari che si ravvisavano attraverso questa manifestazione, diciamo, rappresentazione della realtà, e cioè una rappresentazione della realtà del tutto distorta ed egoistica, egocentrica. Perché? Perché, come al solito in tutte le manifestazioni attuali di questa, diciamo, spudorata generazione, diciamo, permeata di pseudovalori puramente riconducibili al capitalismo o consumismo, tutto viene ridotto a mercificazione, e a mercificazione con pagamento in denaro, per cui tutto viene fatto in previsione di Mammona, il dio denaro, no, la dea denaro. Quindi ogni altro valore è, diciamo, discendente da quello originario di Mammona. E questa è l'apoteosi della filosofia dei rabbini sionisti, che attraverso il controllo del denaro riescono poi a gestire gli stati, le popolazioni, le nazioni, addirittura i continenti, e i flussi migratori, i flussi anche sessuali, e tutto quello che è un flusso da cui ricavare energia, perché attraverso l'energia prodotta da un flusso di qualunque genere, sia di denaro, sia di acqua, sia di migrazione clandestina o organizzata, comunque da lì scaturisce l'arricchimento, la possibilità di ricavarne vantaggio. E questo disgraziato di Fernanda, o disgraziata che dir si voglia, è un poveraccio mentecatto che fa parte dell'usura messa in atto dalle grandi lobby internazionali, in cui a lui viene data, diciamo, l'ipotesi, così la apparenza di essere ricco, quando per essere ricco lui deve rinunciare a tutto quello che è l'io dell'identità umana, sostanzialmente alla propria identità, in massicciamente in questa tipologia di caratteriale di persona, capito? Cioè lui non è più un individuo, ma è soltanto uno strumento sessuale per recuperare denaro, il che è veramente una cosa immonda. Ma a prescindere da questo, quello che è importante a noi, che veramente ci interessa, non è tanto la sua depravazione morale, non tanto perché è la morale comune, ma perché è la morale dell'identità dell'io che viene stravolta da questa metodologia filosofica messa in atto da questa gentaglia che comanda il mondo. Perché poi arriva un poveraccio dell'Interland di San Paolo del Brasile e viene in Italia pensando di fare fortuna, di fare il suo successo, di fare una piccola aggiunta. Chi conosce le poesie sia di Marziale che di Giovenale, belle. Ecco, sa tutto. Sa perfettamente che esiste una prostituzione maschile, maschile
è di altissimo livello, che c'è stata e continua a esserci, però non così, non di carattere, di massa, non di carattere transgender. Qui è il problema. Infatti, che oggi noi abbiamo a che fare anche con una perdita identità, con una totale prostituzione maschile che viene, diventa femminile perché hanno prima subito delle trasformazioni, degli interventi chirurgici, dell'utilizzazione di ormoni eccetera, per cui tu vedi queste donne pseudodonne, queste pseudo donne, e a me capita spesso di vederle al supermercato perché la famosa via Gradoli, dove, che è il regno dove loro governano e dove loro manipolavano anche un presidente della regione, della regione Lazio, tanto per dire che brava gente c'è nella regione. No, no, adesso è stato riassunto alla Rai, tra l'altro. Sì, appunto, certo, poverino. Ecco, allora tu vedi questi qui, vedi queste donne alte 2 metri eccetera, poi e quando parlano ti rendi conto che hanno una voce maschile, e allora c'è questo qualcosa di strano, di corrotto nella sostanza, di impuro proprio, hai capito, che fa gioco, fa parte di quelli che fa gioco per quelli che tramite il transgender vogliono avere una massificazione di un'umanità atomizzata. Allora, quando è che si sono fatte le grandi ricchezze? Sempre nelle grandi migrazioni, nei grandi flussi. Tanto per dirtene una, quando arrivarono i barbari verso l'impero, quando arrivarono i mongoli nell'Europa orientale, quando ci furono le cosiddette crociate, massicci guadagni come in tutte le guerre, le guerre sono grandi migrazioni, dove che si guadagna tanto in maniera assoluta rispetto a qualunque altro periodo? Ripeto, il periodo di guerra. Colgo l'occasione per far vedere questa questione qui. Io qui vedo 20 di crociata, sia pure posta in maniera leggermente diversa, ma né più né meno delle predicazioni di quei mascalzoni, Pietro l'Eremita, che all'epoca delle cose andavano predicando che si dovevano fare le crociate. Pietro l'Eremita, sappiamo chi è e chi era finanziato, sappiamo anche che cosa hanno fatto i crociati in quelle terre. Ecco, qui c'è aria di crociata, esattamente quello che fanno gli israeliani, esatto, stanno montando tutta una serie di situazioni che coinvolgono appunto l'ISIS, il pseudo Islam e quant'altro, per creare in Occidente uno spirito di crociata che è sicuramente a favore, oltre che della Chiesa, degli accordi tra la Chiesa e l'ebraismo internazionale. Questo è il momento di massimo guadagno a usura di ogni tempo e di ogni epoca della nostra civiltà, perché in questo momento abbiamo ben 8 guerre in corso, tutte controllate dallo Signore, ovviamente. Esattamente. Abbiamo flussi migratori determinati da queste guerre e da rapine di vario genere, anche di materie prime e quant'altro, vedi la Nigeria, per esempio, tanto per dirne una, da cui masse enormi di popolazioni fuggono, tipo, e poi dal problema delle risorse idriche tralasciate, non mal utilizzate, disconosciute eccetera, che di alcune altre aree del mondo che obbligano i residenti del luogo a trovare altre aree dove andare a sopravvivere. Ecco, tutto questo messo insieme crea questo grande flusso migratorio, flusso di aziende anche, flusso di capitali da una parte all'altra del mondo, flussi di imprese da una parte all'altra del mondo. Tutti questi flussi riconducono al guadagno attraverso questo flusso. Chi gestisce questi flussi guadagna da questi flussi. Poi ci insegna Laura Boldrini, tanto per dirne una, non a caso fatta diventare presidente della Camera. C'è un carrozziere bravo. E stiamo facendo la registrazione. Appunto, dicevo, presidente della Camera, non a caso, in quanto esponente del giro dei negrieri. Ora voglio ricordare ai nostri amici che gestiti da loro. Esatto, che il titolo di presidente della Camera non significa un titolo onorifico,
ma il Presidente della Camera controlla i propri iscritti. È come il proprietario di un albergo. È come, sì, il proprietario di un albergo oppure il proprietario di un'industria, perché il Presidente della Camera firma tutti gli assegni, firma tutti gli stipendi. Allora, per tornare alla denuncia, che abbiamo fatto una digressione piuttosto lunga, ma solo per identificare lo scenario in cui abbiamo posto questa denuncia, e cioè questa denuncia è rivolta verso, diciamo, alcuni personaggi, ma con l'intenzione e la visione, diciamo, prospettica di queste identità, diciamo, filosofiche che abbiamo evidenziato adesso, e cioè è nel flusso di merci, di beni, di persone, di idee, di materie prime, dove si sviluppano, il luogo dove si sviluppano la massimizzazione del reddito, della usura e del guadagno. Allora, tutto questo a danno di chi subisce questa cosa. Perché quando tu immetti 100.000, 150.000 nuovi residenti all'anno che non crescono da zero anni come i nati da generazioni già residenti fino ai 100 anni, gradualmente impregnandosi gradualmente dei valori all'interno dei quali si sviluppa la loro persona. Queste persone vengono già corrotte dalle loro precedenti esperienze, dalle loro precedenti culture, dai loro precedenti valori. E qui adesso vediamo i risultati, vediamo le conseguenze. Queste persone qui, che sono totalmente diverse da noi e vengono diciamo, racchiuse in ghetti in cui esistono solo loro e partecipano l'uno all'altro solo loro, vengono messi dentro dei cancri all'interno dei gangli del corpo della nazione, vengono messi dei tumori lì pronti in qualunque momento ad esplodere. E questa è una cosa gravissima. E questa denuncia si rivolge a quei 100-150.000 disperati del sesso, che maschi o femmine, che vengono qui con l'unico preciso scopo di stare qualche anno, farsela mettere in culo quante più volte possibile e riuscire a mettere da parte tutto il denaro possibile per portarselo a casa e darsi un'immagine di iperbenismo a casa loro. A danno nostro, della sanità nostra, della salute pubblica, delle malattie infettive, delle ricerche sulle possibili risultanze di tutto questo, della gestione delle risorse messe a disposizione nostra da generazioni di nostri bisnonni, trisnonni e quant'altro, che hanno sofferto, patito, lavorato, sudato, buttato sangue in tantissime guerre per poi portarci a questa condizione oggi finalmente decente di vita, quando arrivano questi figli di puttana che ci stravolgono tutto quanto. Inconsapevolmente strumenti di questa superpotenza mondiale che gestisce oramai tutto, alla faccia e alla barba delle norme giuridiche e quant'altro, di qualunque tipo di normativa sanitaria, politica, amministrativa e quant'altro, che ci hanno dato i nostri padri fondatori, i nostri nonni, bisnonni, trisnonni e quant'altro, per quanto riguarda la morale, ma per quanto riguarda le leggi negli ultimi 2 o 3 generazioni. Allora, mentre noi cittadini italiani siamo sudditi, nel senso che siamo sudditi e succubi delle leggi e dobbiamo osservare in maniera opportuna, e se non le osserviamo ci fanno un culo tanto, questi signori qui invece fanno come cazzo gli pare e aggrada, e oltretutto alla fine ci dobbiamo pure sentire cornuti e ammazziati, perché non solo ci stravolgono nel momento in cui stanno qui, ma nel momento in cui portano via i soldi ci tolgono dalle tasche nostre 150 miliardi l'anno di denaro che potrebbe circolare all'interno dello Stato. Quindi questo è veramente un drenaggio di linfa vitale che è veramente intollerante. E soprattutto in tutto questo la nostra magistratura del cazzo, con tutte le varie apparati giudiziari, le polizie giudiziarie e quant'altro, non fanno un cazzo di niente.
Io adesso ho fatto questa denuncia perché voglio vedere se la magistratura muove il culo, perché se non muove il culo gli facciamo un bel culo a striscia anche ai signori magistrati, perché non è più possibile. Io onestamente già non riconosco nessun valore e nessun autorità che sia diciamo costituita senza la mia partecipazione diretta, e cioè mia o di qualunque altro cittadino della base, per cui non riconosco il Presidente della Repubblica, non riconosco il Presidente della Camera, non riconosco il Presidente del Senato, in quanto mai da me e da nessun cittadino italiano eletti. È ora di finirla con questa banda di delinquenti autonominati o nominati all'interno della loro cassa. È ora di finirla, basta. Dobbiamo tornare alle origini. Il cittadino è il centro del mondo, il cittadino italiano è il centro della Repubblica italiana. Quello che posso dire è una cosa che mi è venuta in mente l'altra settimana, non ricordo per quale motivo: dobbiamo riappropriarci del nostro territorio. Certo, cioè, certamente. Dobbiamo presidiare, riappropriarci. Certamente, certamente. In tutte le forme. E allora qui, insomma, in questa denuncia, per andare a tornare alla denuncia, abbiamo denunciato questi signori per una serie di reati: attentato contro l'integrità, l'indipendenza e l'unità dello Stato, che è un reato da alto tradimento. È sempre ricorrente in queste denunce, perché emerge sempre. Certo, cioè, emerge perché sempre. Poi è la classe dirigente che non fa un cazzo di niente, perché quando tu vedi un servizio su un giornale Mediaset, una TV Mediaset, che vedono 10 molto milioni di persone. Seguito, molto seguito, tra l'altro. Oh, 10 milioni di persone, così non c'è un magistrato che vede che si stanno compiendo in quella situazione decine di migliaia, centinaia di migliaia di reati in continuazione. Sicuramente tutti i magistrati, dico tutti e lo ripeto, mi denunciassero, sono coinvolti in questo giro. Certamente, salvo qualche rarissimo caso tipo Michele Ruggero. Ma sono quelli che vengono assassinati li conti su due dita della sono mafia. Sono quelli che vengono assassinati certo, dalla mafia. Certamente. E allora qui eccitamento a dispregio vilipendio delle istituzioni, della legge e dell'autorità, cioè tu fai un servizio, fai un servizio in cui diciamo fai l'elogio e l'apologia del transgender, del transessuale, no? Che qua, oh Dio quanto è bravo, che guadagna 20.000 euro, e quello non è istigazione a delinquere. Oltretutto, probabilmente. E poi, se risaltano queste cose, ci mandassero quel noto difensore. Il reato di strage, il reato di epidemia, distruzione di materie prime, flusso monetario M1, no, riduzione in schiavitù, perché tu, quando tu porti una persona, e mi riferisco al transgender o al transessuale, che fa una vita del genere, quello è uno schiavo sessuale, che lui sia consapevole o meno, non ha nessuna importanza, anche se viene pagato 20.000 euro al mese. Capito? E poi truffa i danni dello Stato, perché tu porti via 150 miliardi di euro che siamo qui con l'acqua alla gola, quando quel testa di cazzo di governo presieduto da Matteo Renzi, più testa di cazzo di tutti, perché sennò non lo nominavano Presidente del Consiglio dei Ministri, che cosa fa quello? Va a rubare i soldi ai cittadini italiani in ogni formula e in ogni modo, no, prendendo pure per il culo la gente che dice non vi abbiamo aumentato le tasse. Ma con che cazzo crede di parlare quel cretino idiota? Il paese Italia è il più tartassato dalle tasse. Lo dice la colpiscono l'attività produttiva. La Camera di Commercio di Mestre, che è una dei presidi più attenti in tutto questo qua, dice che il piccolo imprenditore o il medio e piccolo artigiano oramai paga un balzello allo Stato che supera il 75% del suo fatturato. È mai possibile sopravvivere a un'usura del genere? Ecco, questa è la situazione vera. E quindi non per finire, allora torno un attimo indietro, quindi qui insomma elenco tutta una serie di cose che non sto a dire, ma faccio solo anche un'analisi diciamo statistica, riportando dati del 2005-2007, del 2010, del 2011 e del 2013, da cui si evince la progressione geometrica della presenza di questi pendolari del sesso che vengono dalla Romania, dalla Nigeria, dal Brasile. Il bello è che è tutto sotto controllo, cioè non è che dice arrivano e non sappiamo chi sono. Ci sono degli enti di studio che danno dei dati statistici, i quali ovviamente danno dei dati quanto più esatti possibile, allora, o immaginabili. In tutto questo l'unica cosa che ha fatto la magistratura è stato rilevare che effettivamente la pornografia, la prostituzione
è un'attività lecita in quanto non vietata. Oh, allora, su questo non c'è ombra di dubbio, noi siamo sempre stati a favore della prostituzione, ma della prostituzione controllata, perché la prostituzione controllata è sempre esistita in tutte le epoche, in tutte le culture, in tutte le civiltà. Quindi è un'esigenza dovuta alla struttura sociale, alla struttura familiare, a tutta una serie di indagini che qui non è il caso di andare ad analizzare, ma che si potrebbero. Molti preti, quali ce la fanno per controllare? Oh, certo. Ma la cosa importante da considerare è difetto di pronuncia. Che ci sono tutta una serie di sentenze della Corte di Cassazione, della Corte Costituzionale e quant'altro, che dicono insomma che tutta diciamo l'insieme delle normative che dovrebbero regolare la prostituzione devono essere fatte. Questo a partire dal 2010. Solo che i nostri cari nulla facenti, super stipendiati, invece di normare l'argomento, che poi dovrebbe essere poi gestito, no? Quando c'è una norma, c'è una regola, poi va gestita la cosa. Invece, siccome qui siamo nel far west legislativo, praticamente questi fanno come cazzo gli pare, a prescindere già dalle leggi che pure se la prostituzione fosse ed è regolamentata, comunque è un'attività che già ricade nell'articolo, nella legge 600 del 73, del DPR 600 del 73, che prevede che ogni reddito sia tassabile. E quindi perché questa signora invece o signori portano fuori dall'Italia 150 miliardi di euro esentasse? Chiediamo spiegazioni al procuratore. Con la Ciao. Ipocrisia intrinseca della mentalità cattolica, che questa è un'ipocrisia che è tra le peggiori meschine e le più inibitorie del senso dell'onore. Allora no, i case chiuse non ci possono essere, perché ti immagini, andiamo a sfruttare quelle poverette. Però questa gente qui sì, in realtà può fare quello che vuole, con il consenso anche degli alti incarichi dello Stato, come ricordiamo che un certo presidente della regione Lazio, non è la regione, Tal Marrazzo, noto, nel senso che Marrazzo, ma lui non so se sia razzato, comunque aveva bisogno delle pratiche ovviamente sudamericane, del voodoo, andava lì a fare il voodoo, capito? No, le pratiche linguistiche, oltretutto, capito? Che non è l'ultima persona, perché ovviamente avendo fatto il presentatore televisivo era conosciuto da cani e porci, intendendo per porci i suoi amici intimi, è chiaro, no? Ecco, allora questo va bene, perché poi ricordiamo che Marrazzo era dell'area cattolica, dell'area cattocomunista, un autentico cattolico, figlio, un baciapile, sì, figlio e congiunto di preti, ok? Bene, allora, in tutto questo la denuncia è solo un pretesto per denunciare un contesto generale, perché in questo contesto generale c'entra di tutto, come abbiamo visto, abbiamo spaziato in vari argomenti. Questo diciamo fatto contingente è una particella minuscola di un processo enorme che sta divenendo nel corso degli anni. Cioè questi flussi migratori di ogni genere, come dicevo, sono questi il centro dell'interesse, della speculazione da parte dei sionisti e delle banche da loro controllare, perché è attraverso questo che c'è il massimo arricchimento. L'uomo è solo uno strumento da macello. Questi viados o quello che siano, le prostitute che vengono dalla Romania, sono solo un carne da macello. La cosa incredibile è che questa carne da macello non si rende neanche conto di esserlo, e soprattutto non si rende conto di essere l'esca avvelenata per rovinare le nazioni. Perché quando tu vai con una nigeriana sei sicuro all'80% del beccate l'HIV, e la gente ci va, e l'Ebola è ancora più interessante, e la gente comunque ci va, certamente è una cosa oscena. Io allora, mi domando, ecco, l'ultima cosa che voglio dire, che è importantissimo, che questa prostituzione mina anche l'unità delle famiglie, ma è quello che vogliono. Voglio far presente che il tutto è denota in una maniera molto chiara il progetto che sta dietro a queste cose. Pochissimi sanno che i viados hanno nel loro passaporto la loro fotografia di quando erano giovani uomini, però quando passano attraverso le dogane degli aeroporti
loro che si presentano vestiti da femmine con la faccia imbellettata. Se io mettessi un par di tette così con i capelli lunghi che ho, potrei passare per Viados. Sì, appunto. Nessuno dice niente. Ricordiamo quindi che quelli che devono controllare sanno perfettamente che devono lasciar passare queste persone, anche perché buona parte di queste persone hanno degli accordi con la CIA, col Mossad e con i servizi segreti, perché servono per ricattare, minacciare e comunicare. Beh, l'episodio del Marrazzo è indicativo. Esattamente. In tutte le varie formule che vogliamo affrontare. L'ultima cosa che va detta è che tu mi hai interrotto e io adesso non me lo ricordo più, ma che era ugualmente piuttosto importante, e riguardava appunto anche il giro di tutti questi personaggi che chiamiamo della medicina in generale, i quali ovviamente lucrano facendo cambiare il sesso alle persone, falsificando i documenti, curando queste persone quando sono malate in un modo o nell'altro. Quindi abbiamo tutto un quadro generale che è indicativo che c'è qualcuno che dietro le quinte manovra tutti i fili. Aug! Buonanotte, buongiorno, arrivederci, a presto.